Mix Picture. All'interno della scatola troverai 36 tessere, alcune sagomate e alcune no. Sicuramente ce ne saranno 9 ad aiutarti a giocare, che si chiameranno tessere obiettivo. Raccogli tutte le tessere e dividi le tessere obiettivo dalle altre. Forma un mazzetto con le prime, che metterai da parte. E poi spargi sul tavolo o sul pavimento le rimanenti, tutte a faccia scoperta. Se si gioca da soli, pescate una carta obiettivo dal mazzo e dopo aver osservato tutte le figure disposte sull'area di gioco, pescate 3 carte corrispondenti per completare la figura originale. Il gioco si conclude quando tutte le tessere obiettivo sono state completate. Se invece giocate in gruppo, dopo aver pescato la prima tessera, pescate a turno, partendo dal più giovane e continuando in senso orario, ma una tessera sola della terna. Una volta ultimata la figura, si procede con la pesca di una nuova tessera obiettivo da completare, pescandone sempre una alla volta. Il gioco può diventare più divertente se si aggiunge la possibilità di scambiare le tessere dei vari livelli con gli altri giocatori per creare delle storie buffe e fantastiche da raccontare agli avversari per vincere la sfida. Disponi tutte le tessere capovolte e nascoste sul piano di gioco, ad eccezione delle carte obiettivo con le quali invece comporrai un pozzetto dal quale pescare. A inizio partita, ogni giocatore, iniziando dal più giovane e proseguendo in senso orario, pesca una tessera obiettivo che dovrà completare trovando le 3 tessere dei livelli tra quelle capovolte. Il gioco consiste nel ricordare le tessere che sono state girate le mani precedenti, da te o dai tuoi avversari. Dovrai pescarle e completare la figura, poi procederai con la pesca di una nuova tessera obiettivo, anch'essa da completare per aumentare i tuoi punti e vincere la partita.